tra i mali che affliggono l'epoca schiusasi con l'ingloriosa data del 1989, vi è anche il ridefinirsi totalmente asimmetrico del conflitto di classe, che si definisce come asimmetrico anche sul piano simbolico. Sul piano materiale abbiamo un dominio gestito univocamente dall'elite finanziaria polide mondialista, che massacra letteralmente la nuova massa riplebeizzata e precarizzata, costituita dal precipitare verso il basso del vecchio proletariato e della vecchia borghesia, ciò che chiamiamo la nuova classe del precariato, senza coscienza, senza conflittualità, post-borghese, post-proletaria, perché è privata di tutti i valori del precedente mondo proletario, diritti del lavoro, conflittualità oppositiva, antagonismo della coscienza, e privata anche di tutti i valori del precedente mondo borghese, eticità hegeliana, Stato, scuola pubblica, diritti, radici etiche, Stato che difende le classi più deboli. Ecco, il conflitto però, che si è ridefinito come massacro, diventa tale anche sul piano simbolico. La classe dominante, l'elite finanziaria polide mondialista, sta massacrando i dominati anche sul piano simbolico, giacché riesce a imporre le proprie categorie, ossia le idee dominanti che legittimano il dominio della classe dominante, anche alla classe dominata. Se, come scrivono Marx ed Engels nell'ideologia tedesca, le idee dominanti sono sempre in ogni tempo le idee della classe dominante, ossia i rapporti di forza trasferiti sul piano sovrastrutturale del pensiero, ne segue che il massacro di classe, ossia la configurazione asimmetrica, univoca del conflitto gestito dall'elite, diventa anche sul piano simbolico un massacro di classe a livello della coscienza. Le categorie dominanti oggi, quelle che vanno a definire i perimetri del cosiddetto pensiero unico, che altro non è se non la sovrastruttura ideale che giustifica e glorifica il rapporto di forza capitalistico post-1989, il nuovo ordine mondiale classista, reificato e planetario, ebbene queste categorie del pensiero unico non sono altro che l'immensa, l'immane violenza simbolica che l'elite dominante sta imponendo ai dominati. I dominati, per dirla con Gramsci, oggi sono dominati e insieme subalterni, sono dominati sul piano materiale e insieme sul piano simbolico, sul piano spirituale. Subiscono l'egemonia di un nemico che non ha smesso di vincere e che anzi, come dicevo poc'anzi, ha riconfigurato il proprio dominio di classe in un vero e proprio massacro di classe, massacro mediante il quale l'elite dominante si sta riprendendo tutto, un pezzo alla volta, diritto dopo diritto. Tutti i diritti conquistati dal servo proletario nella stagione delle lotte di classe stanno oggi vanificandosi, o meglio, il servo sta venendo privato di questi diritti ad opera del conflitto di classe gestito unicamente dall'elite dominante, l'unica classe che oggi abbia coscienza di sé, al cospetto invece di un servo disarmato, non più rappresentato e privo della coscienza oppositiva. Tutte le categorie dominanti oggi nello scenario internazionale sono categorie giustificanti e glorificanti i rapporti di forza, cioè il dominio asimmetrico che vede il signore intraprendere un massacro di classe ai danni del servo. La categoria di globalizzazione, ad esempio, viene presentata come neutra, in realtà giustifica il dominio planetario del signore e le pratiche reciprocamente correlate del dumping salariale e del competitivismo delocalizzatore su scala planetaria. La categoria di flessibilità, ancora presentata come anodina, come valida e universale, rappresenta la vittoria del signore nel conflitto di classe con annessa possibilità di licenziare con le mani slegate il servo senza più limitazione alcuna. Tutte le categorie, la stessa categoria di immigrazione, come presentata come qualcosa di in sé positivo, corrisponde in realtà alla capacità del nuovo signore neofeudale di deportare masse di lavoratori da schiavizzare senza riserve, presentando ciò che è un crimine invece come se fosse qualcosa di intrinsecamente positivo. Ecco, possiamo dire che oggi il servo sta subendo un massacro di classe materiale e simbolicamente una asimmetria totale del conflitto, una violenza simbolica che lo mantiene prigioniero, che lo conserva in una condizione analoga a quella descritta da Platone nella Repubblica in riferimento agli schiavi incatenati sul fondo della caverna. Essi lottano in difesa delle loro catene, non si accorgono, diremmo noi oggi, che quelle che difendono sono categorie giustificanti l'asservimento del servo. E dunque sono categorie che ogni giorno di più vanno a rinsaldare il dominio del Signore.
Dominio del Signore che si esplicita non soltanto nel dominio materiale, la rimozione coatta di tutti i diritti sociali, ma anche nel dominio simbolico mediante il quale riesce a mantenere servo il polo opposto anche a livello ideologico. I servi oggi, anziché rovesciare il dominio che li vede asserviti, anziché elaborare categorie alternative con le quali riprendere il conflitto verticale contro il Signore, ne subiscono l'egemonia culturale. Si orientano con mappe concettuali che prevedono l'eterno e permanente asservimento del polo dominato. Ecco perché il massacro di classe materiale corrisponde anche sul piano simbolico a una violenza concettuale, tutta ai danni del servo precarizzato.